Didatta Italia 2024, siamo con Stefania Chipa di Indire, ricercatrice in prima linea sui patti educativi di comunità. Perché è importante che le scuole interagiscano con il territorio? Allora, i patti educativi di comunità sono uno strumento trasformativo per la scuola. Questo significa che sostengono la scuola nella relazione con il territorio e vanno a riscrivere la visione della scuola in senso stretto. Molto spesso si pensa che i patti educativi di comunità siano solo uno strumento organizzativo. Non è così. Sono uno strumento per la progettazione educativa, perché scuola e le alleanze intorno, quindi comune, terzo settore, aziende, individuano insieme gli obiettivi educativi di quel territorio. Sono uno strumento anche per la progettazione e la partecipazione orizzontale, perché tutti questi attori sono entrambi dei soggetti attivi e insieme partecipano alla riduzione dell'abbandono scolastico e della povertà educativa del territorio. Le scuole possiamo dire che sono pronte o c'è un po' di, come dire, un po' di riluttanza, insomma, un po' di opposizione rispetto a questo concetto che tra l'altro prevede una trasformazione prima culturale e poi reale da parte delle scuole stesse nell'aprirsi appunto al territorio? No, le scuole sono pronte, le scuole diciamo hanno una lunga tradizione di apertura verso il territorio, ma quello che cambia è che il territorio si sente parte attiva e quindi si fa capitale sociale e si fa capitale presente e servente rispetto alla scuola e la sostiene in tutto e per tutto. L'esperienza virtuosa che noi presenteremo racconta un processo virtuoso, quindi di un territorio, quello di Verona, che è partito dal patto territoriale e quindi ufficio scolastico territoriale, comune, diocesi, prefettura si sono ritrovati e hanno individuato gli obiettivi educativi e gli indicatori di monitoraggio. Sulla base del patto territoriale ogni singola istituzione scolastica va a stipulare il patto educativo di comunità coinvolgendo le istituzioni del quartiere e quindi in questo modo la scuola trova le porte aperte nel territorio e può andare a fare scuola nei musei, nelle biblioteche, certo. Nei teatri e gli educatori esperti del territorio entrano a scuola e collaborano con È un po' quello che avviene con il CPO, gli esperti vengono a scuola oppure i ragazzi si recano presso le aziende. Le scuole possono anche accedere all'Osservatorio Nazionale sui Patti Educativi di Comunità che Indire ha attivato insieme all'ABSUS, che è l'Associazione per la Sussidiarietà Orizzontale, e accedendo dal sito Indire si accede al sito dell'Osservatorio e si possono consultare tutti i patti stipulati dalle istituzioni scolastiche italiane a partire diciamo dagli anni a valle della pandemia, quindi già a partire dal 2022. Bene, con questa indicazione salutiamo la ricercatrice Indire Stefania Chipa e speriamo che le scuole accolgano l'invito qui rivolto loro. Grazie.